Ci sono sfide nelle sfide. In casa Picciarno c'è un attaccante che è tornato a 20 km da casa per ritrovare la via del gol, indossare i panni di capocannoniere e diventare trascinatore. Si chiama Murano, lo chiamano il Samurai. In casa Cerignola è arrivato qualcuno a gennaio, ha panchinato Malcore. Si chiama Vutai, lo chiamano D'Artagnan. Il primo a provare a fare male è Luca Russo, riesce a tenerla lì in qualche modo. Summa, si fa vedere il Picerno, va a esplorare la zona sinistra del campo dove c'è Esposito, palla sul secondo palo, colpo di testa di Murano e gol, ma la posizione di offside per l'ex tra le altre di Avellino e Perugia. 17 gol in campionato per Jacopo Murano. Calcio d'angolo per il Picerno, la palla sbuca sul secondo palo ma Gilli non riesce ad arrivarci. Gilli che aveva segnato all'andata, attacca sulla destra con Novella. Il Picerno, palla per Murano, riesce a parare Barosi, poi ancora Murano a fare 1-0. Questa volta è tutto buono, segna il suo 18° gol in campionato Jacopo Murano. In arte il Samurai non segnava da 2 mesi. Il suo momento più difficile è stato pari al momento più difficile della stagione del Picerno. Prova a rispondere il Cerignola, colpo di testa di Vutai, riesce a salvare sulla linea Cadili, arrivato dalla Casertana nel mercato di gennaio. Ancora il Cerignola, palla per Russo, ci prova con il destro, segna il numero 3, ma la posizione di offside per il laterale destro che ha iniziato a sinistra la sua partita. Inizia il secondo tempo, prima palla buona per Vutai col sinistro, non riesce a fare male Summa, tiene lì il pallone, poi pasticcia Cadili, fa fallo ai danni di Russo a inizio ripresa e c'è il calcio di rigore per il Cerignola. Dal dischetto si presenta proprio Vutai col sinistro, botta centrale, 1-1, arrivato dal Crotone nel mercato di gennaio, quarto gol con la maglia del Cerignola, ne ha segnati 6 in stagione. D'Artagnan mette la firma, risponde a Murano e dà speranza ancora al Cerignola che prende fiducia. Attacca dalla destra, palla dentro di Russo, Lonetti non trova lo specchio della porta, 2 gol per il numero 11 in campionato. Entra dalla panchina Maiorino, troppo debole qui il tentativo dell'ex Virtus Francavilla, rientrato dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima parte di stagione. Sainz Masa dentro l'area di rigore, sputata fuori dalla difesa, ci prova Coccia con il sinistro, siamo nel recupero, non fa male, entra Cico dalla panchina, si butta dentro l'area di rigore, Murano, colpo di testa, colpisce il palo ed eccolo Cico che fa 2-1 all'ultimo secondo. L'anno scorso era in Serie D con la maglia del Dertona, 18 gol, quest'anno in stagione sono 4, in campionato sono 3, era entrato dalla panchina contro il Monterosi Tuscia, aveva fatto una doppietta, entra all'84esimo e al 95esimo. Trova il gol del 2-1, il gol che porta aritmeticamente il Picerno alla post season, ai playoff, torna a vincere la squadra di Longo.